non, se parliamo di sfortuna poi qualcuno comincia a dire che ci attacchiamo a cose che non riguardano il calcio. Purtroppo è un periodo così, quindi prendiamo questo periodo, cerchiamo di superarlo e continuando così speriamo di uscire fuori da questa situazione. Un ottimo primo tempo, il primo tempo che il Pescara in questa situazione doveva giocare. Poi subito il gol su quella punizione, poi mi sembra che c'era un rigore sacrosanto su Gilardino. L'espulsione. Se ce lo danno magari pareggiamo la partita e ci rimettiamo a giocare come dobbiamo giocare a Napoli. È evidente che se non giochi come devi giocare a Napoli, con quella qualità, quella velocità che e con quei giocatori che ha il Napoli, ti possono far male in qualsiasi momento. Io devo fare i complimenti ai ragazzi, al mister, perché oggi in una situazione di grandissima emergenza hanno dimostrato che sono una squadra e sono un gruppo di ragazzi che hanno dei valori veri. Ieri in conferenza stampa Oddo aveva detto: questo per noi è un periodaccio, giocare a Napoli senza 10 giocatori, senza 10 titolari. Presidente, non vuole parlare di sfortuna di altro, però credo che oggi si sia toccato quasi il Guinness dei primati. Avevate una squadra fuori causa. Sì, però non ha senso parlare di sfortuna, purtroppo è un periodo che è così, cioè magari hai 20 giocatori al seguito, chi prende il virus? Il difensore centrale, come se non bastasse, quindi ci sta e prendiamo atto di questo. Parlando proprio di questo periodo, alla luce anche dei contrattempi che ci sono stati negli ultimi giorni, per quanto riguarda il mercato, Mattiello e Mandragora da una parte, Zuparic e Gyomber dall'altra, cambieranno gli obiettivi di mercato, nel senso i due difensori potrebbero restare almeno per il momento, e poi ieri Allegri in conferenza stampa ha detto Mattiello e Mandragora resteranno a Torino. Ma noi veramente avevamo chiesto Mattiello, perché Mandragora sapevamo che c'era questo tipo di discorso e quindi non era una priorità. Noi avevamo chiesto Mattiello perché se decidessimo di mandare a giocare il nostro Vitturini magari ci servirà un giocatore lì. Però queste sono tutte considerazioni da fare, perché se è vero che tanti giocatori giocano con i 97, i 98, tante squadre, per quale motivo non ci possiamo giocare noi? Oggi avevamo in panchina addirittura un 2000, e il Pescara è questo e deve fare questo. Zuparic e Gyomber? Stanno bene. No, Zuparic io penso che vada solo ringraziato per quello che ha fatto. Ha fatto qualcosa, è quello che dicevo prima, no? Lo spirito del gruppo, ha fatto qualcosa di altri tempi, no? È venuto qui con la macchina, manco giocasse la Wisp, no? Si è messo a disposizione nonostante ci sia questa trattativa in corso, il ragazzo ambisce a giocare di più e quindi può darsi che magari andrà via. Ma cosa cercate in queste ultime due settimane? Ma noi cerchiamo un po' di tranquillità, cerchiamo di recuperare quelli che abbiamo, perché secondo me abbiamo fatto le cose per bene cercando di puntellare la squadra dove serviva. Adesso c'è bisogno che questi possano scendere in campo. Oggi Gilardino, che non giocava da tanto tempo, ha fatto il suo, peccato per quella palla che probabilmente pensava di avere la porta di fronte, l'ha tirata anche bene ma è andata fuori, però noi dobbiamo cercare di recuperare quelli che abbiamo, perché sono convinto che abbiamo un bel gruppo.